arrivano di tanto in tanto nel mondo videoludico delle meteore, dei titoli che mettono un punto e che riescono a ridicolizzare l'intera industria in un colpo solo, terrorizzandola a tal punto da far mettere le mani avanti agli stessi sviluppatori concorrenti. Baldur's Gate 3 è esattamente una di queste meteore, un gioco che si è capito essere un classico dal momento esatto in cui è stato rilasciato e che è stato premiato con dei numeri di vendite che nessuno si sarebbe mai aspettato. In un genere che ha imboccato la strada del vasto, enorme, procedurale e troppo spesso anonimo, Larian ha preso il sentiero della cura, del ritmo e del carattere. Sono ben lungi dal terminare Baldur's Gate 3, ma posso già da adesso dire che sto affrontando uno dei viaggi più incredibili che questo medium mi abbia mai concesso. Questa non sarà una recensione. Non avrebbe senso parlare in modo definitivo di un'opera del genere avendone giocato solamente un terzo. Le svolte principali della trama devo ancora vederle, le meccaniche avanzate devo ancora vederle, come anche le conseguenze delle mie scelte più significative. Si tratta però di un titolo lunghissimo che mi porterà via sicuramente più di 100 ore e diversi mesi per essere terminato con la mia run principale e altre decine con quella che sto giocando in live proprio qui su YouTube, per poter poi valutare quali saranno le effettive differenze fra due partite giocate in modo radicalmente diverso. Devo però parlarvene adesso perché prodotti del genere escono di rado e meritano di essere celebrati. Prima dell'uscita ero convintissimo che Baldur's Gate 3 sarebbe stato un Divinity Original Sin 3 con una licenza diversa. E badate, mi sarebbe andato benone perché ho adorato Divinity 2, che è finito di prepotenza nella mia top di fine generazione. E invece, con Baldur's Gate, non mi sono trovato davanti a un Divinity 3 sotto falso nome, ma ad un prodotto che ha fatto un balzo qualitativo che mai mi sarei aspettato, partendo proprio dal vero punto debole dei precedenti giochi Larian, la narrazione. Intendiamoci, Divinity Original Sin 2 non era scritto male, anzi, i dialoghi erano frizzanti, magnetici, quello che mancava era un soggetto forte, un qualcosa che ti facesse venir voglia di avanzare per vedere come si sarebbe sviluppata la faccenda. Qui la musica è cambiata totalmente. Baldur's Gate 3 mette in mostra una delle narrazioni più impressionanti che abbia mai visto in un gioco di ruolo, una narrazione che è stata capace di spazzare via in un colpo solo tutti i problemi che spesso i GDR fantasy si portano dietro. Per iniziare, la storia ti prende da subito. Non siamo un eroe sconosciuto, richiamato da una profezia e destinato a salvare il mondo. No, no, siamo un povero Cristo infettato da un parassita che deve trovare una cura prima di trasformarsi irrimediabilmente in un tentacoloso Mind Flayer. L'obiettivo è chiarissimo fin dal primo istante e mette ansia, perché ci viene detto che sopra la nostra testa c'è un timer che scorre rapido verso lo zero. Questa sensazione di urgenza è sottolineata anche nella scrittura dei dialoghi che qui, e mi ricollego a quanto detto poco fa, compiono un'impresa rara a vedersi nei GDR fantasy. Fin dal primo minuto, infatti, sono incredibilmente asciutti, diretti, danno solo le informazioni necessarie senza perdersi in pipponi inutili. Una scelta che, da una parte, ti cala immediatamente nella storia, dall'altra contribuisce a rendere i vari personaggi che si incontrano estremamente caratterizzati e realistici. Non mi è mai capitato di incontrare per la prima volta un personaggio X e sentirlo partire con un monologo lunghissimo e non richiesto sul suo passato. Anzi, esattamente come ci si aspetterebbe nella realtà, i vari coprotagonisti sono estremamente diffidenti all'inizio verso il giocatore che è, a tutti gli effetti, uno sconosciuto e si apriranno solamente dopo molte ore svelando i loro demoni passati. Questo ritmo crea un magnetismo che penso di non aver mai trovato in un gioco di ruolo fantasy, tanto che mi è spesso capitato di passare anche 2 ore di fila solamente a esplorare e chiacchierare coi vari NPC. Senza che la cosa mi pesasse minimamente. Tutto è scritto in modo da mantenere attivo il giocatore, ogni 2 battute c'è la possibilità di intervenire con un botta e risposta che trasforma le fasi parlate in gameplay vero e proprio. Anche perché le risposte che si possono dare non sono scelte ininfluenti, ma hanno un peso. E che peso? La libertà di scelta e approcci di Baldur's Gate 3 è semplicemente impressionante e fin dall'atto 1 le sorti di decine di NPC sono nelle mani del giocatore.
Personalmente sto portando avanti due run. Una principale con un personaggio discretamente buono basato sul carisma e l'altra giocata in live qui su YouTube con un figlio di puttana bastardo fino al midollo che sa parlare solamente con l'ascia. Fin dall'inizio mi sono trovato davanti a opzioni di dialogo uniche, personaggi che si rivolgevano a me in modo diverso anche solo in base alla razza del mio personaggio e proseguendo nella storia e optando scelte totalmente differenti, mi sono trovato a salvare o dilaniare un intero insediamento con tanto di ragazzini trucidati a fil di spada. Gli stessi companion reagiscono in modo attivo al nostro comportamento e arriveranno addirittura a lasciare definitivamente il gruppo se non saranno d'accordo con il nostro allineamento morale. E tutto ciò solamente nel primo atto. Non oso immaginare queste scelte cosa porteranno nel proseguo dell'avventura. Insomma, chi dice che dopo aver finito una volta Baldur's Gate non si è visto nulla, probabilmente non ci va molto distante. L'opera di Larian è pensata per essere portata a termine più volte, sia per poter esplorare le varie strade narrative che, anche, per poter fruire al meglio dell'immenso impianto ludico. Dove Baldur's Gate 3 mi ha realmente spiazzato è stato nel gameplay. Anche qua, prima di giocarlo mi aspettavo un Divinity 3, anche perché non avendo mai toccato D&D non avevo idea di quali fossero le regole del GDR cartaceo per antonomasia. Ciò che ho trovato è stato un combat system la cui struttura è molto simile ai precedenti titoli Larian, ma le cui regole sono totalmente differenti. In Divinity, ogni azione compiuta durante il proprio turno costava un certo numero di punti azione, da camminare, a curarsi, ad attaccare, a lanciare una spell, punti azione che andavano tutti a pescare da un'unica barra che si ricaricava turno dopo turno. In Baldur's Gate, invece, ad ogni turno si hanno a disposizione diversi slot, chiamiamoli così, da consumare. Uno per un'azione normale, uno per un'azione bonus e un certo numero di punti movimento. A ciò si aggiungono gli slot per gli incantesimi, che possono essere recuperati solamente riposando. Se ad esempio un mago vuole lanciare una magia di livello 2, andrà a consumare il punto azione normale di quel turno e uno slot incantesimo di livello 2. Queste differenze, devo dirvi la verità, devo ancora decidere se mi vadano a genio oppure no, perché mouse alla mano offrono un'esperienza di combattimento molto diversa da quella dei giochi precedenti, da un certo punto di vista più complessa, ma da altri un pochino meno flessibile. In Divinity, ad esempio, se durante un turno il proprio personaggio si trovava in una situazione in cui attaccando non avrebbe fatto chissà quale danno, poteva essere una scelta saggia non fare nulla, risparmiando punti azione per averne poi di più il turno successivo. Allo stesso tempo, però, gli incantesimi erano spammabili e non andavano a consumare nessuno slot. Baldur's Gate, invece, è più ingabbiato nelle regole di Dungeons & Dragons. Esempio stupidissimo, certe porte è impossibile tirarle giù a colpi d'ascia perché sotto un certo valore non prenderanno danni, mentre in Divinity era possibile abbattere anche il più solido dei portoni spammando 250 colpi di coltellino. A questo si aggiunge che Baldur's Gate, almeno all'inizio, è più complesso da capire. Nonostante l'interfaccia abbia fatto passi da gigante, non è immediatissimo capire quale azione vada a consumare quale slot. E non vi nego che, nelle prime ore, ho fatto parecchia fatica ad entrare nell'ottica. Un'altra impressione che ho avuto è che in Divinity sfruttare l'ambiente circostante come arma vera e propria fosse più incentivato, non tanto perché certe cose non si possano fare in Baldur's Gate, quanto perché il design delle location mi ha invogliato molto meno a farle, ma su questo punto preferirei dare un giudizio definitivo dopo altre decine di ore di gioco. In generale, comunque, i combattimenti di Baldur's Gate 3 sono stupendi, estremamente dinamici, ogni turno c'è sempre qualcosa da fare, c'è da pensare, c'è da studiare l'ambiente e si possono compiere delle azioni incredibilmente spettacolari per uno strategico a turni. Ad un certo punto, nella mia run buona, mi sono trovato a dover affrontare un vero e proprio assedio, io sopra le mura e un'orda di goblin a tentare di scalarle e sfondare le porte a suon di kamikaze. Uno scontro difficilissimo, durato 40 minuti, che mi ha lasciato col fiato sospeso turno dopo turno e che non mi ha annoiato nemmeno per un istante.
Uno dei dubbi che più ho sentito palesarsi da chi si interessava a Baldur's Gate 3 era dovuto proprio al sistema di combattimento a turni e fidatevi quando vi dico che dei combattimenti a turni come questi possono creare più ansia, più palpitazione ed epicità dei combattimenti in tempo reale di molti altri GDR. Ciò. Poi si aggiunge tutto il resto, tutta la varietà di situazioni che i Larian hanno messo in piedi, dalla semplice esplorazione che offre sempre qualcosa di interessante, al crafting, allo stealth. Insomma, se i due Divinity Original Sin erano capolavori sul fronte del gameplay con una storia decente, Baldur's Gate 3 ha fatto passi gargantueschi sul fronte narrativo, ma ha mantenuto inalterata la bellezza del gameplay. Modificandone le regole, certo, ma lasciando intatta l'incredibile profondità e il senso di appagamento che può offrire e rendendo l'esperienza totalmente differente se giocata con un barbaro o con un bardo. Devo adesso assolutamente spendere qualche parola anche sul comparto tecnico e artistico del gioco, che è un altro miracolo compiuto dai Larian. Graficamente, Baldur's Gate 3 è mostruoso per il genere, con una ricchezza di dettaglio e dei giochi di luce che rendono quasi un peccato giocarlo in visuale isometrica. Non sapete quante volte mi è capitato di abbassare la camera, portandola alle spalle del party per poter godere del lavoro artistico fuori parametro, compiuto dagli sviluppatori. Dove invece Baldur's Gate si issa in cima non solo del genere, ma proprio all'intera industria, è nella recitazione virtuale. Non si è mai visto un gioco di questa portata con un tale numero di dialoghi recitati con questa cura. I personaggi sono bellissimi e sprizzano carisma da ogni pixel. Il modo in cui si muovono gli occhi, in cui gestiscono le sopracciglia fa impressione. Siamo a dei livelli paragonabili a quelli di Cyberpunk 2077, con la differenza che il gioco di CD Projekt Red ha probabilmente un quarto delle righe di testo di Baldur's Gate. L'unico punto in cui il gioco non mi sta entusiasmando quanto Divinity 2 è la colonna sonora. O meglio, il numero di tracce musicali, la varietà della host è senza dubbio superiore, è lampante, oggettivo e indiscutibile. Personalmente, però, non ho ancora trovato quella traccia che mi sia rimasta in testa quanto, ad esempio, Power of Innocence o Rebellion di Divinity 2. Anche in questo caso, comunque, Boris Laslavov ha fatto un lavoro monumentale e Baldur's Gate 3 presenta una delle colonne sonore più evocative che abbia sentito negli ultimi anni. Baldur's Gate 3 è un capolavoro. Posso dirlo e sottoscriverlo fin da ora, anche se sono ben lungi dal terminarlo. È uno di quei titoli che entrerà nella storia, anzi forse c'è già entrato, e che chiunque dovrebbe giocare. Amanti del GDR, amanti del fantasy, amanti delle belle storie o, semplicemente, amanti di questo fantastico medium. Se Larian sarà riuscita a mantenere questo livello qualitativo anche per gli atti 2 e 3, oltre a un capolavoro potremmo trovarci dinanzi a uno dei migliori giochi della storia, che affiancherei ai vari Bioshock, Starcraft o Red Dead Redemption 2. Ma per tirare queste conclusioni ci sarà modo e tempo fra diversi mesi. Per ora mi limito a dire chapeau Larian. In 4 anni e con un budget non certo faraonico, hai letteralmente asfaltato decine di GDR e messo nel panico l'intera industria.